Tocca a te! Sì! Andiamo, Potad! Dobbiamo proprio... Abbiamo un conto sospeso col diavolo, babbeo! Andiamoci! Non si può evitare, eh? Fa culo, Potad! Non iniziare con le tue cazzate da fattone! È una corsa contro il tempo! Pensi davvero che non entri a romperti il culo? Lo faccio, non sfidarmi! Ma perché deve sempre dirlo? Ti senti davvero intelligente, Potad, nella tua cazzo di piscina con i tuoi commenti nel cazzo? Ma sono io il forte qui, il nuovo maschio alfa! Sai quanto ci ho messo, bro? Lo sai oppure no? Ma io cosa vuoi che ne sappia? Scusami. Io sono un artista che vive la sua mascolina realtà. È chiaro, Potad? Cioè, non sono uno scultore, o almeno penso. No, tu te ne stai seduto in quella piscinetta del cazzo a fumare quella roba che sta mangiando tutto ciò che rimane del tuo cervello, da idiota! E come dice Ello... Non puoi accendere il motore senza resistenza. L'erba rallenta il mio pensiero al punto che la gente come te possa capire. Vaffanculo, Potad! Ciccio, ti sto prendendo in giro. Rilassati. Dai, vieni qui dentro. No, non voglio venire in quella cazzo di piscina. Voglio dominare. Voglio vincere. Sì, e poi sarei contento, vero? Le risposte che cerchi sono qui dentro, non lì fuori. Sii il re del tuo regno, amico. Parole sante. Vi odio da morire. Ehi, ascoltate. Adoro stare in piedi ad aspettare come una stoccafissa, ma... sarebbe molto meglio se ci muovessimo a un certo punto, che dite? Stiamo arrivando! Uè, fiorellino, non preferiresti fumare un po' di questa roba divina e vederti qualche partita stasera? Ne ho abbastanza per tutti, sai? Torna nella tua posizione adesso, giuro su Dio che ti strappo tutti i petali a soldi ciaffoni! Non ascoltarlo, chiama gli altri. Non ci provare, o ti smerdo! Vai, chiamali! Ed ecco perché dovreste investire in zone marittime. E se potete, comprate proprietà a minimo 20 metri dal livello del mare. Le cose si faranno fiche in ogni modo possibile. Cavolo, sei davvero un genio, Potad. E io gli dico, smettila di drogarti! E lui dà di matto perché sa che ho ragione. Prende la macchina e mi dice di portare qua tutto il gruppo. E poi... Ma veramente io volevo solo... E alla fine lui mi dice, ah, sei razzista! Come faccio a essere razzista se sono letteralmente... Un aiutino, ragazzi? ...del mio corpo! Ma lo sai cosa faccio? Io le schiocco queste cazzo di dita, giuro su Dio, le schiocco questa figlia di puttana! Ehi, ascoltatemi! Oh! Volevo solamente dirvi che sono estasiato che siate venuti tutti qui oggi. Ok, questa festa è un pochettino strana, ma il lato positivo è che ci stiamo divertendo tantissimo. La brutta notizia è che morendo andremo tutti quanti all'inferno. Ma le cose non devono andare per forza così. Voi potete sconfiggere il diavolo. Hilda, tu sei fantastica, puoi trasformarti in potenti costellazioni. Oh no, è fighissimo! Matchstick, tu spari raggi dagli occhi, bro! Roba da veri gangster! Goopy, tu di sicuro morirai, bro! Ma quello che voglio dire è che insieme, potete fare tutto! Tutto! Potete, ha ragione! Dobbiamo subito... Zitta, petalosa, ci penso io! Andiamo! Vedi, se l'ho detto che potevo farcela senza alzarmi. Bravo. Ah, fuck you, Pothead!